La foto del matrimonio tra Claudio Santamaria e Francesca Barra, mancavano solo i nostri figli. Francesca Barra ha spiegato al settimanale Chi come sono avvenute le nozze segrete, e improvvise, con Claudio Santamaria e ha fornito anche una foto del lieto evento. Praticamente, tutto sarebbe successo quando la coppia è volata a Los Angeles per motivi di lavoro del noto attore di Lo chiamavano Jake Robot e da lì il passo verso Las Vegas è stato breve. Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La produzione ci ha dato un giorno di libertà, così siamo volati a Las Vegas e ci siamo sposati. Per il viaggio di nozze siamo andati in Vietnam. Un'esperienza piena d'amore. Un viaggio documentato sui rispettivi profili Instagram, che avevano lasciato intravedere un dettaglio particolare, un anello al dito di entrambi, subito interpretato dai fan come il simbolo di un'unione avvenuta in segreto, che però nessuno dei due aveva mai confermato. I loro figli si sono offesi, ma saranno protagonisti. Così Francesca Barra, giornalista, scrittrice e neocandidata alla Camera per il PD nel collegio Matera Melfi, in Basilicata, racconta le sue nozze segrete con l'attore Claudio Santamaria, mancavano soltanto i nostri figli. Infatti si sono offesi. Recupereremo. Quest'estate ci sposeremo in Basilicata e sarà una festa solo per noi. Non abbiamo ancora deciso la data perché Claudio sarà su due set, ma troveremo un giorno, come abbiamo fatto in America. La decisione di sperimentarsi in campo politico è stata ampiamente condivisa dal neo marito, che si è affrettato a fare un video su social per spiegare quanto sia fiero di colei che oggi è sua moglie, alla quale darà il suo massimo sostegno. Presto è comunque tardi. Un quadretto familiare perfetto, contornato da reciproco appoggio nelle rispettive professioni. La Barra ha anche di recente aggiunto che la loro famiglia allargata vive serenamente la loro unione, per loro è stato un atto di serietà. Viviamo tutti insieme in armonia. Claudio non lo aveva mai fatto ed era contrario al matrimonio. Eppure non si è preso una ragazzina, ma una donna di 38 anni con tre figli e un cane. E poi ci siamo aspettati tutta la vita, per noi presto è comunque tardi.